Siamo a Fiumicino e oggi parliamo di donne, pari opportunità e diritti. Siamo con l'associazione L'Una per l'Altra, con Stefania Quarti, la presidente dell'associazione, con Franca Conti e con Chiara Lo Quarto. Di cosa si occupa l'associazione, Stefania? Allora, l'associazione si occupa, come hai detto, di pari opportunità, diritti delle donne e politiche di genere. Che cosa sono le politiche di genere? Sono politiche che a monte hanno uno sguardo separato, diciamo disaggregato, di uomini e di donne, per cui nel momento in cui si attuano le politiche si pensa alla differenza di genere. Quindi noi ci occupiamo, siamo nate nel 2007, e ci occupiamo di pari opportunità, nel senso che abbiamo fatto delle iniziative anche qui a Fiumicino, a Villa Guglielmi, per promuovere proprio la cultura di genere, nel senso che proprio di sottolineare quali sono le discriminazioni che le donne affrontano tutti i giorni, discriminazioni, isolamento, emarginazione, che passano attraverso una serie di meccanismi che secondo noi dovrebbero essere cambiati. Sia nel mondo del lavoro che all'interno della famiglia? Economico, politico, sociale, e non diciamo niente di nuovo, perché poi gli articoli di riferimento rispetto alle pari opportunità sono nella Costituzione, sono l'articolo 3 e l'articolo 51, che parla proprio della Repubblica che deve promuovere pari opportunità e deve, tra uomini e donne, e deve promuovere anche proprio, deve attuare meccanismi proprio per evitare l'esclusione e la partecipazione delle donne e alla vita politica e sociale e economica del paese. Qual è la situazione in Italia e anche nel nostro territorio? Allora, in Italia come rappresentanza siamo, diciamo, a livello più basso di tutta l'Europa, perché solo adesso, diciamo, nel Parlamento, dopo le ultime elezioni, si è passati da un 19 a un 30% di rappresentanza. Però vediamo per esempio che nelle regionali qui a Roma è vero che il presidente della regione ha fatto una giunta al 50% di uomini e donne, però le donne sono state elette, sono state 9 su 50, per cui il meccanismo è proprio quello che deve essere, sia all'interno dei partiti, dove anche lì dobbiamo parlare di quote, sono i partiti, si devono, partiti e le liste, in questo caso poi parleremo pure di Fiumicino, impegnare non solo a presentare le donne e magari a metterle nelle liste all'ultimo momento e quindi magari non vengono elette, proprio a mettere nei loro statuti delle quote, insomma, che stimolino proprio i partiti a far partecipare le donne, ma non solo all'ultimo minuto, ecco. Quindi questo sono, e poi chiaramente la partecipazione delle donne passa attraverso le cosiddette politiche di conciliazione lavoro-famiglia, perché è come la partecipazione al lavoro. Noi sappiamo che in Italia una donna su due non lavora, quindi siamo a livello di un 49%, a differenza degli uomini che sono un 30%, 38%. Per cui che cosa impedisce alle donne di lavorare oppure di cercare lavoro? Proprio il lavoro di cura, il cosiddetto lavoro di cura, che è quello verso i figli oppure verso gli anziani o verso le persone disabili, perché il 35%, sempre secondo le statistiche Istat, il 35% delle famiglie si occupa di uno o due anziani sopra i 65 anni. Tradotto in Italia vuol dire che le donne, il 35% delle donne si occupano di figli, di anziani e di genitori. Ci sono delle discrepanze anche sul salario? Sul salario purtroppo sì, perché poi un po' perché le donne, diciamo tra virgolette, si accontentano o scelgono il part time, ma anche perché anche a livello dirigenziale, quando si tratta di contrattare un lavoro, la donna purtroppo ancora non si propone, forse perché non ha la coscienza del valore di se stessa e quindi, diciamo, che si accontenta su salari più bassi, oppure comunque sia, diciamo, proprio perché il 50% non lavora, anche ad altri livelli basta lavorare, basta diciamo arrotondare quello che è il salario poi della famiglia, per cui le donne si accontentano di averne anche uno più basso, e quindi questo impedisce anche un'autonomia.
oppure proprio perché il lavoro di cura è a loro carico, a nostro carico, poi alla fine c'è il cosiddetto blocco della carriera, perché poi sappiamo che soprattutto in Italia la disponibilità per fare carriera deve essere tutto con orari che sono anche un po' impossibili, no? Rispetto alla crescita di una famiglia, no? Visto perché che poi ci sono anche i figli. I figli, appunto, perché poi in Italia anche il congedo parentale, no? L'ultima novità è quella di congedo obbligatorio per un giorno, anche per i padri. Allora noi pensiamo che in un giorno neanche uno non capisce manco come si cambia un pannolino, forse, quando la differenza con altri stati europei è proprio 2 mesi obbligatori per almeno anche per il padre. Secondo l'associazione serve sul territorio anche una maggiore capillarità dei centri dedicati alle donne. Sì, parliamo dei consultori in particolare, proprio per la salute e anche una sessualità responsabile, perché molto spesso è vero che i figli o le figlie sono un valore, sono un dono, però è anche vero che in certi casi non sono una scelta, quindi anche parliamo di contraccezione responsabile, di maternità responsabile, soprattutto di campagne anche per la salute contro i tumori femminili, che chiaramente sempre legati anche all'ambiente aumentano sempre di più. Quindi, più informazione. Informazione a tutti per le donne giovani e anche per chi sta in menopausa. Ecco, una delle iniziative che avevamo fatto è al centro Catanali sulla menopausa, insieme alla ASL e ai rappresentanti dei medici, insomma, del consultorio, dove abbiamo affrontato questo problema, questo momento della vita delle donne in una maniera diversa, in modo che sia un momento di crescita e di rivoluzione, nel senso proprio di cambiamento di ottica anche per le donne. Poi parliamo soprattutto poi di violenza contro le donne, purtroppo. Un altro dato statistico è quello che l'anno scorso, 2012, 124 donne sono state uccise. Femminicidio. Il cosiddetto femminicidio, che ormai in Europa, insomma, l'hanno chiamato crimine di Stato in qualche modo, e infatti anche su questo chiediamo proprio un impegno delle istituzioni a tutti i livelli, anche locali. E che cosa vuol dire impegno delle istituzioni? Vuol dire anche qui a Fiumicino riservare delle risorse in qualche modo anche per centri. Un centro antiviolenza che attualmente non c'è. Non c'è. C'è a Roma, ce ne sono pochi, sempre di meno perché sono stati tagliati i fondi. Quali sono i progetti che avete portato avanti sul territorio? Allora, sul territorio abbiamo portato avanti una serie di progetti volti appunto all'incontro con le donne, quindi soprattutto a creare dei momenti di confronto e di apertura, questo diciamo per iniziare ad intrattenere, intanto per farci conoscere e quindi per far capire anche alle donne che abitano nel territorio di Fiumicino che può esserci un punto di riferimento per loro. E in particolare ci siamo concentrate su una serie di appuntamenti cinematografici, quindi con delle proiezioni di film seguiti poi appunto da dibattiti e momenti di confronto che hanno avuto anche diciamo un discreto seguito. E in realtà abbiamo anche presentato un altro progetto al comune e all'assessorato competente, però siamo diciamo ancora in attesa. Di cosa si tratta? Si tratta sempre di un progetto di film dedicati all'universo femminile e che spaziano insomma da vari argomenti, dalla solidarietà femminile al cercare di contrastare la violenza sulle donne, momenti di riflessione comunque, sempre per provare a partire e a presentarci come punto di riferimento per la popolazione. Un modo anche per fare comunità, insomma, per ritrovarsi. Assolutamente sì, crediamo che diciamo di questo ci sia assolutamente bisogno nel nostro territorio, insomma, bene o male nella società di oggi. Allora, Franca, l'importanza di fare parte di questa associazione? Ho ritenuto necessario di partecipare perché io sono già in pensione e quindi per molti anni, anzi per tutta la mia vita lavorativa, ho dovuto far fronte a tutte quelle necessità in famiglia per i genitori anziani che via via poi erano sempre più in condizioni di avere bisogno di assistenza. Ho cresciuto un figliolo, però come insomma anche gli asili erano molto, anzi quasi non c'erano negli anni 70.
E quindi ritengo che adesso ci sia proprio il desiderio e la necessità di chiedere all'istituzione di venirci incontro e con questo anche di avere, se possibile, una sede dove noi possiamo operare, ritrovarvi. Sì, incontrarci con le altre donne e ragazze che vogliono partecipare, perché penso che sia veramente molto importante. Un modo per contattarvi comunque c'è. Sì, come no. Allora, il nostro indirizzo email è lunaperl'altra@alice.it. I nostri nomi Franca, Chiara o Stefania, e da quello poi si arriva al contatto umano. Allora, in vista delle prossime elezioni comunali, cosa sperate come associazione per questo territorio? Allora, più che sperare, magari sono proposte che vorremmo che fossero recepite. Ecco, dalle associazioni politiche oppure dalle liste che si presenteranno, oppure chiaramente dai partiti politici e dai candidati a sindaco. Prima di tutto l'impegno per chi sarà eletto sindaco di comporre le giunte in maniera paritaria, quindi un 50-50 di uomini e donne, in modo che, come è già successo, insomma, in modo che si cominci a riequilibrare la rappresentanza, anche perché è vero che adesso nei partiti si comincia a inserire le donne, però, come abbiamo detto prima, ancora poche, troppo poche sono quelle elette. E quindi il riequilibrio della rappresentanza passa anche dalla novità che c'è stata di poco tempo fa, dell'approvazione della legge sulla doppia rappresentanza, preferenza di genere. Infatti vorremmo informare. Spieghiamo cos'è nel dettaglio. Esatto, che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si può dare la doppia preferenza e deve essere di genere. Ciò vuol dire che se si danno due preferenze, una deve essere di un genere, un uomo, e l'altra di una donna. E grazie a questa legge, che poi è stata una delle prime regioni che l'ha inserita, che l'ha approvata, è stata la regione Campania, sono passati dal 3,3% al 23% di rappresentanza femminile. Quindi invitiamo chiaramente a votare donna, chiaramente, e poi comunque, proprio nel caso uno si desse anche una doppia preferenza, che una sia di genere diverso. Chiaramente poi per questa rappresentanza, questa incentivazione della rappresentanza, è necessario che soprattutto a livello locale si incentivino i servizi di assistenza per l'infanzia, per gli anziani e per le persone disabili, quindi, che non sono servizi per le donne, però sono servizi per la famiglia, quindi che possono dare un incremento anche alla partecipazione. Come altro punto? Altro punto, quello che abbiamo detto prima, innanzitutto proprio la sede, una sede appunto a disposizione delle donne, anche perché un altro progetto importante è quello della Banca del Tempo. Che cos'è la Banca del Tempo? È una banca dove non si depositano soldi, ma si deposita tempo. Quindi io offro un'ora di tempo per esempio dare di ripetizioni e in cambio chiedo qualcuno che stiri. E quindi non c'è un prezzo diverso, ma c'è proprio a disposizione. Questo penso che pensiamo che in una situazione attuale anche di crisi, e poi soprattutto chiaramente noi ci riferiamo alle donne, dove le capriole, diciamo, per arrivare a fine giornata sono sempre tante, quindi questo è anche un modo per conoscersi, comunque anche per creare una rete di solidarietà. Quindi questo è un altro punto importante legato appunto alla sede. E poi chiaramente parliamo, è un punto tecnico, si chiama bilancio di genere, sempre per le istituzioni. È un bilancio che a monte ha innanzitutto il desiderio proprio di valorizzare le donne, perché le statistiche sul territorio, sulle problematiche, vengono fatte disaggregate per genere. E quindi il bilancio che cosa fa emergere? Fa emergere quali sono, se il bilancio, se i soldi che vengono messi a disposizione avvantaggiano un genere piuttosto che un altro. In questo modo si può proprio
fare politiche mirate. Viviamo parità, insomma. Chi vuole fare politica a favore delle donne sa come fare, a livello di istituzioni. E poi chiaramente parliamo di ambiente sano, quindi di non privilegiare il profitto rispetto all'utilizzo del territorio, perché chiaramente qui a Fiumicino sappiamo tutti anche il mare, il porto, come è andato a finire, quindi magari progetti che siano sani, che possono essere anche un centro di canoa per bambini, bambine, per adulti, un museo, un centro culturale senza invadere ancora il territorio. E poi per ultimo una cosa importante, non da ultimo, il trasporto, anche lì usufruito soprattutto da persone anziane, donne e giovani, proprio un'incentivazione al trasporto, orari, marciapiedi e pensiline, perché non ci scordiamo il dramma che abbiamo vissuto nel 2008, dove sono state uccise non a caso 5 donne erano. E poi da ultimo un invito proprio ai partiti, ai rappresentanti politici, alle rappresentanti del linguaggio. Ancora adesso si usa un linguaggio maschile, che dicono che sia neutro, invece non è neutro, nel senso che quando si utilizza il maschile per dire maschile e femminile vuol dire che c'è una gerarchia e si oscurano le donne. Quindi se vogliamo dire, se parliamo di ministra, se sappiamo c'è una ministra, dobbiamo dire ministra, il presidente, la presidente, e questo non è un problema di forma, è un problema di sostanza. Quindi noi, ecco, invitiamo su questi punti a recepire questi punti, in modo che poi veramente ci sia il cambiamento. Noi pensiamo che il cambiamento passi attraverso la partecipazione delle donne, ecco questo. Grazie a Stefania Quarti, a Chiara Lo Quarto e a Franca Conti, e in bocca al lupo per i vostri progetti. Grazie a voi. Grazie.